Una vera corsa al biglietto scatta il conto alla rovescia per il match casalingo del Pescara, che ospiterà il Vicenza, sua gemellata, e i tifosi sono in fila per non perdere l'appuntamento. Siamo obbligati a agire in questo modo perché la calca è veramente tanta. Pare che sia arenata la voglia di calcio a Pescara, ci sta la voglia di vedere la squadra, c'è voglia di combattere, questo non succedeva da tanto tempo. Sono abbonata. Quindi questa partita qua, insomma, c'è attesa anche per una donna? Beh sì, io amo molto il calcio perché probabilmente vivendo in una famiglia in cui il calcio era seguito, l'ho seguito sin da piccola. Tutta la famiglia a vedere la partita? Sì. Questa è la felpa dell'Inter, però fa la fila per il biglietto del Pescara. Sì, io sono pescarese di nascita e ho sempre tifato Pescara. Io ho fatto le trasferte in tutti i posti. In un'ipotetica partita Inter-Pescara come si fa? Se fosse qua mia moglie direbbe: guarda, non glielo chiedo a mio marito perché ci ho perfino litigato con l'interista per il Pescara. Perciò io Pescara e Pescara. L'Inter è l'Inter, ma Pescara e Pescara per me. È molto importante, benché mo ci troviamo e andiamo avanti. Benché le cose sono andate come sono andate, è meglio così. Noi dobbiamo sempre pensare a vincere e basta, solo quello, non è perché è marino o perché altre cose. Vincere e basta, solo quello. Però Pescara è gemellata col Vicenza. Sì, ma no, quella è una cosa a parte, il gemello è una cosa e dopo la partita è un'altra. È stato sempre così. Quindi vincere, solo quello. Una speranza c'è, non proprio definita, però io ci credo ancora. Non è che ci credo ancora per la Serie A. Allora, questa è una fila, perciò a che ora è previsto il biglietto? Il biglietto è previsto per le 19:50. La partita dove si vede? Agli istinti. Se ci arrivo sempre a fare il biglietto. Il primo giorno di vendita ha registrato grandissima affluenza. Nella mattinata di oggi continua a crescere il numero di biglietti venduti, anche se per ora pare che da Vicenza sarà esiguo il numero di tifosi pronti alla trasferta. Solo ieri 5.700 biglietti e ieri erano di cui 104 per Vicenza, per gli ospiti di Vicenza. Invece questa mattina ad oggi alle 12 sono circa 1.300 quelli venduti e siamo arrivati a 192 ospiti, quindi un ottimo risultato, si lavora intensamente per questa partita, non solo sul campo ma anche in biglietteria.